corto tutto. Siamo in diretta. Ah, però avverto un po' di, vado a prendermi un po' d'acqua da. Il mio bicchiere è quello vicino alla Sì. zanna. Muoviti che la fonte di vita poi si scalda. Cazzo, una cosa dobbiamo fare E non ci ricordiamo neanche quella. Io perché sono quello che sono, tu perché perché sei sto quello che sei. morendo. Basta. Comunque, siamo di nuovo in live dopo tanto tempo Sì. e siamo tornati con il caro vecchio Gualtiero, che puntata sul pollame, se non mi sbaglio. L'altra volta era quella della carne rossa. L'altra volta era quella della carne rossa che avevamo provato a replicare la crostata al vapore, che diciamo che non ha avuto un. Oggi il pollame, quindi una carne molto, molto versatile. Vediamo negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, che cosa si proponeva. Io mi aspetto qualcosa in gelatina. C'è che lo Una avvolge con. cazzata tipo le galantine, con le Dice frattaglie. addirittura. Ah, In sì. questo momento siamo in live su Twitch, però questo video lo state guardando su YouTube. Quindi Quindi iscrivetevi al versione canale. evaporata. Ricordo tutti i social in descrizione: Facebook, Instagram, Twitch, TikTok e Patreon. Piccola donazione per sostenere un pochino questo canale perché siamo. Ti ricordo, come al solito, il sondaggione dei commenti. In ogni video Apparirà mostreremo tipo alla fine, dove c'è il condizionatore lì da qualche parte, il commento, quello più bello, che ci è stato bello, di un video precedente. Quindi commentate anche questo video, sia mai, anche in questo video qua apparirà da qualche parte, che a me sia difficilissimo da individuare per questo, perché se non lo vedete avete dei problemi, noi lo facciamo apposta per quello. Se non lo vedete andate a farvi operare, vedere, andate a perché. farvi vedere. Eh sì. Dai, fai partire sta baracca, dai. Va bene. Il Il pollame. pollame. Oggi alla sesta videocozione richiederebbe quindi una cottura in due tempi. Vediamo ora Anche con come la si prepara miscela, un allora, in pollo due di tempi. casseruola. Pollo in casseruola, Casseruola. pomodoro fresco e dragoncello, minchia, poi fai un fuoco. Ingredienti sono pollo, Mamma. pomodoro, Sì. aglio, Un dragoncello, dragoncello. E la aceto di casseruola, olio, non si sa mai. olio, sale. Odio. Ecco, qui abbiamo quello già Un preparato. pollo! Tagliamo in ottavi. In Ciao ottavi, Riccardo. aspetta. Taglieremo in ottavi, aspetta, vai, fai gli ottavi. Adesso basta perché è un battuto tra un po'. Con la mannaia, la madonna. Con coltello basta, io faccio senza niente. Ah! Mica, che precision. Meno male che taglia col coltello negli La altri. mannaia. Ricordi le altre puntate? Erano un Non po'. tagliavano nostri. Si vede che gli ha fatto culo alla Rai, ha detto, Cicci, vorrei dei coltelli. Musumeci. Si metterà il pollo, scusate, è un distratto. Distratto da che cosa? Si è Si è distratto. distratto? Da che cosa? Passava una signorina, magari. Queste Incazzato nero! Ricomponiti, aspetta. Pam, scusate, mi ero distratto. Forse all'epoca uno stuzzichino era considerato. No. Anche il mio, sai che Pensa, quando sono arrivato la prima volta in questa casa qua, che la cucina non si accendeva da tanto, sai che deve arrivare il gas prima di. Sono stato lì 5 minuti. quando avrà preso ben colore, lo gireremo dalla parte contraria. Cioè che no, gira così. Metti in mezzo gli stuzzichini di pollo. Mezzo alle carcasse. No. Nella cottura. Mi raccomando, una brocca intera, eh. Vabbè, non sembra, bro. Per essere degli anni. Quelli mi aspettavo una colata di panna, di solito. Vedete, potrete aggiungere del burro. Mentre manca la mano dell'olio. Pensa se comincia a fare così con l'olio e a Deve versare la frusta. versare la frusta. Sai che casino? Ma il Davide dov'è? Scappato, era in ferie. Oh, classicone questo. Il cappone di Pia, non l'avevo fatto mica anche a Natale. Cappone, pistacchi, prosciutto crudo, Pistacchio? tartufi. Che palle sto cazzo di pistacchio. Tartufi di gomma. Possiamo fare una petizione per abolire il pistacchio? Ormai lo mettono dappertutto, tutte ste cazze di creme al pistacchio. Fa schifo. È inutile che. Fa schifo sto cazzo di pistacchio. Lasciate stare, basta. Lasciate il pistacchio ai gelataio o a chi vende Basta. pistacchio intero. Sembra la pizza con la mortadella e il E pistacchio, che due comunque. coglioni. Togli da mezzo le robe lì, Dio! Ma l'altra volta avevo usato il tritacarne per un qualcosa, non mi ricordo. Usa il tritacarne, Davide, perché devi tagliarlo a coltello? Con la liquirizia? Mamma mia! Scusa! Che faccia orribile! Cioè, io non sono un gran consumatore di tartufi, ma.
A me questa cosa sembra liquirizia. Orripilante. Saranno quelli magari in scatola, in salamoia. Quella sembra liquirizia, però. Dentro ci sono i puliti. La liquirizia. Sta merda, è sufficiente. Basta che poi annega. Scusa, me li passi, brutto pirla. Spellati precedentemente. Ma dai. Pensavo fossero stati messi col guscio. Una volta stavo mangiando i pistacchi, quelli salati. Col guscio. Ce n'era uno piccolo, solo che il guscio era verde come il frutto dentro, no? Ah. E col guscio era della dimensione giusta di un pistacchio sgusciato. L'ho messo in bocca e ho detto... Cazzo, però è un po' croccante sto pistacchio. Sì, sì, vai, vai. Dai, levati le palle. Muoviti perché qua, guarda, eh. Si posto la faccia? Sì. Ce l'hai davanti, Gualtiero. A posto la faccia, è lì. Guardala. Sei a posto, chiedilo. Se non ti risponde, vuol dire... A posto, chi taccia consente. Cermi miei. Ti immagini. Hai visto? Ho utilizzato il tartufo nero della faccia. Mio, che movimento di Anche, hai visto? Stacco di coscia. No, guarda il movimento di Anche, aspetta. Come avete visto? Ostia! Ha fatto un mini squat. Germi miei. E alla legatura abbiamo. Sì, le dita non lasciarle dentro, però. Stava legando le dita. Davide. Davidone. Mangiamo con un pennarello con del burro già. Pennarello? E poi. Gualtiero. Ha fatto le scuole differenziali, Gualtiero. Wow! Ecco, adesso stacca. Quello che è rimasto attaccato alla casseruola con un po' di vino bianco. Così è pellate. Che senso ha farcirlo e togliergli la farcia dopo? Ma perché la farcia serve più che altro per far sì che dentro si crei la cappa di calore e faccia il vapore e lo faccia cuocere all'interno. Ecco così. È proprio un bel gattone. La farcia, il pollo e la salsa. È un cappone, Gualtiero. Vabbè, è un pollo castrato. Una roba difficile. Involtino di tacchino al prosciutto. Involtino di tacchino al prosciutto. Talmente triste che l'ha detto triste anche lui. Come dire, ma perché bisogna fare queste robe dire... Che poi il tacchino è proprio il volatile più triste che si possa. Se è cucinato bene è buono. Sì, ma è più asciutto. Rimane poi il petto di tacchino, veramente, ragazzi. Che mano che c'ha il Davide. Tac. Ma no, è un voltone. Ma che bel si fa. Adesso fa. Fa tipo arrostino. Fa. Come quando aveva fatto gli anellini la sì. Pasta. Ah, lo taglia veramente? Sì. Okay. Anche qua c'ho l'intero, ho cioè, tagliato un po' più vicino allo spago. Lo spago così andava via. Abbiamo preparato l'acqua a bollire, nella quale faremo cuocere. Rotolo di tagliolini, così serviremo poi di contorno al tacchino. Capito bene? I tagliolini da servire da... Oi, Ciccio, sei mica in Francia qui, Che americanata è? Gualtiero! I polsi! Sì. Davide, non ti prestare a queste cose. Gualtiero lo paga, quindi giù la testa e non rompe il cazzo. Prendo gli involtini dal forno. Per poter poi saltare i tagliolini cotti. Vuoi mica non saltare? Stracotti. Vediamo come li tira fuori, come sono. Sono proprio una americanata. Beh, perlomeno sono anche carini da vedere. Ma sì, ma la pasta a parte, ma zio, ma metti un po' di pane abbrustolito, una bruschetta, che cazzo. Fai due patate. Come cazzo è stato? Ah, ok. Ah, di sbieco, minchia. Ecco dove gli americani hanno preso la pasta col pollo. Dai francesi. Come senza andare sopra? Il buono, più buono se glielo metti sulla pasta. Che almeno sa di qualcosa. Il piatto è pronto. Petto di faraone in salsa al vino bianco, pancetta, funghi saltati. Fai su un piattino più piccolo, che sei più malcomodo ancora. Christian. E non le butti neanche tu. Bevi! Scegli la bottiglia, dai. Hai visto che
bianco. Guarda, che è attaccato dentro nella brocca. Ostia! Quello che ha preso, ha guardato, con aspetti di trovarci dentro. L'oro! Ok, non ho schiacciato bene sto pirla qua. Ostia! Se succedesse, eliminatelo e aggiungete un pezzo di muro fresco. Ma lo guarda con fare impaurito e preoccupato. Che cazzo stai facendo? Resistente alla ti facciamo saltare mescolandoli in continuazione. E poi verso il termine della cottura aggiungiamo uno sulla punta di scalogno tritato. Per... li facciamo saltare mescolandoli in continuazione. Quindi fai così. Ma ecco. Tu che sei studiato su queste cose. Quando prepari i funghi, come fai a sapere che sono cotti? Io di solito, per sapere se qualcosa è cotto, assaggio. Assaggio, sì, ho capito, ma io che non ho un metro di paragone sul fungo. Come faccio? Chiedilo. Se non rispondono, vuol dire che sono cotti. Chi taccia consente, Ciccio. Vabbè, quando sono... se ti piacciono un pochino... A parte che si possono mangiare anche crudi. Funghi porcini, se li tagli tipo sottili, sì, sottili, la mandolina... Quelli porcini sì, sono buoni, crudi. E... dipende, cioè nel senso c'è chi piacciono quasi che si spappolano in bocca, c'è chi piacciono un pochino più coriacei. Disponiamo. Perché si deve complicare la vita a tagliarlo così, dimmelo. Serio, se lo tagli andrà solo in tavola, Gualtiero, tranquillo. Cioè, lo mangerei tranquillamente, quello sì. Prima le tagliatelle col pollo di prima, no. Che spantegato di salsa che gli ha fatto. Ma le tiravano poco un tempo. Cioè, adesso è molto lì, è liquida. Lente. Sì. In un volatile non tutte le parti hanno lo stesso tempo di cottura. Ci vediamo nella prossima videocassetta per parlare delle carni bianche e del maiale. Ricordatevi che in un volatile non tutte le ciambelle escono col buco. Non tutti i buchi escono con le ciambelle attorno, lascia stare. Direi che anche oggi il nostro Gualtiero ci ha soddisfatto. Devo dire, puntata normale, a parte le mannaiate sul tagliere, ossa spezzate, il cazzo in giostra di sì, oggi sì, abbastanza normale, a parte il pollo con le tagliatelle. A questo punto potete tranquillamente iscrivervi al canale, vi ricordo tutti i social in descrizione, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok e Patreon in descrizione. In questo momento, se c'è stato, sul confezionatore lì in alto è apparso quello che è stato il commento, quello un pochino più irriverente e divertente di uno scorso video. Personaggio misterioso, fateci sapere se l'avete trovato. Direi che possiamo salutarci e ci vediamo alla prossima.